Ad Intermesoli, nel comune di Pietracamela, in provincia di Teramo, un gruppo di circa 22 suini vive libero tra i prati e i boschi della zona. Gli animali, un misto tra maiali, incroci con cinghiali, sono diventati oggetto di un acceso dibattito locale. La loro presenza ha spinto il sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, a emettere un'ordinanza che prevede la cattura e l'uccisione di questi animali ritenuti una minaccia per la sicurezza pubblica. Secondo il provvedimento, i suini selvatici rappresenterebbero un pericolo sia per la circolazione stradale che per l'incolumità dei cittadini. Tuttavia, la decisione del sindaco ha sollevato proteste da parte delle associazioni ambientaliste che si sono mobilitate per trovare una soluzione alternativa. Quando abbiamo appreso dell'ordinanza di abbattimento dei maiali e dei maiali incrociati con i cinghiali, insieme all'Associazione Vita da Cani e alla Rete dei Santuari abbiamo inviato una diffida agli enti, abbiamo quindi chiesto che venissero effettuati test per escludere le malattie infettive in modo da poter cercare dei rifugi che potessero accoglierli. Non abbiamo avuto risposta, quindi di fatto ad oggi non sappiamo, non conosciamo lo stato di salute di questi animali. Abbiamo inviato quindi un'altra lettera via PEC, sollecitando un riscontro, ribadendo la nostra disponibilità a trovare una sistemazione e quindi una soluzione alternativa all'abbattimento. Ci vuole però giustamente collaborazione perché le associazioni non possono sostituirsi agli enti preposti. Già un anno fa noi avevamo segnalato la presenza di maialini ibridi su quel territorio, chiedendo che venissero fatti tutti gli accertamenti e le verifiche sulla loro provenienza, che venisse quindi individuato l'eventuale proprietario e che gli animali venissero messi in sicurezza. Presumiamo quindi che quegli stessi suini si siano riprodotti, arrivando a più di 20 esemplari, e oggi però si vuole risolvere la questione uccidendoli. Bisognava quindi fare prevenzione, prevenire tutto ciò ed evitare che si arrivasse a questo punto. Le associazioni propongono di trasferire i suini in rifugi adeguati, dove potrebbero essere ospitati in sicurezza e gestiti in modo appropriato, con gli opportuni controlli sanitari, per garantire la tutela degli animali già presenti nei rifugi. Noi comunque rinnoviamo la nostra disponibilità a trovare una soluzione alternativa, previ test, come abbiamo già richiesto, per poter poi organizzare il trasferimento. Chiaramente i suini non sono gatti che possono essere spostati all'interno di un trasportino, sono animali più grandi, bisogna quindi organizzare per bene il loro trasporto e ciò richiede inevitabilmente più tempo.